Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi su Dirt 2.0, nuovo video con la nostra specialissima Demetra Versone, che da quando ha ricevuto anche lo speciale su Forza Horizon 4 è ufficialmente, direi a questo punto, entrata a far parte della famiglia ristretta M4R. Poi c'è anche quella allargata, che è tipo tutto il mondo. Ma Demetra Versone merita assolutamente, e anche questo gioco, devo dire, lo sto portando da quando l'ho scoperto abbastanza spesso perché mi sta piacendo un botto. Oggi, signori, piccola novità: voglio provare a usare la leva del cambio sequenziale per le marce e il freno a mano. Qualcuno mi aveva consigliato di provare tipo a metterlo anche qua a fianco. Il problema è che questo poi girando te lo perdi un po'. Allora cosa ho fatto? Una cosa stilisticamente non proprio fantastica, però funzionale, e l'avevo usata qualche altra volta come combinazione, ovvero mettere il freno a mano sul terzo pedale della frizione, che tanto alla fine non usi perché è un sequenziale dove la frizione non c'è. Io riprenderei proprio dal Rallycross, perché c'è una nuova avventura, se non mi sbaglio, al circuito in Catalunya, proprio il Montmeló, qualche variante interna sicuramente. Guardate che abbiamo già i nostri primi 50.900 crediti guadagnati dalla nostra Demetra. Ancora non sono sufficienti a comprare qualche nuovo bolide, ma non vedo l'ora di poterlo fare, che ne ho visti alcuni nella modalità libera che assolutamente vanno presi, anche non per forza stracostosi, ma di livello basso, diciamo, però troppo bello. Inizia evento, e attenzione ragazzi, perché questo vuol dire che oggi, questo è proprio l'ultimo settore. Guarda, vedi, lì c'è la variante, il giro Joker si falsa praticamente nell'ultima S della Formula 1, vedete? E si torna su, molto figo, si torna su nel curvone penultimo della MotoGP, eccezionale. Attenzione alla Q1, oggi quindi asfalto, dunque sì, un altro rallycross, ma con altre variabili, diciamo così, altre novità. Vediamo, vabbè, i nostri soliti avversari, siamo nel gruppo B, cioè nel gara B, gruppo B fa strano, con l'AM Frank Williams. Non credo. Attenzione, ricordiamoci che... No, in realtà no, le marce, se pure mi dovessi scordare, ce le ho comunque al volante, perché essendo lì il freno a mano non ho dovuto togliere queste. Però abbiamo la leva e abbiamo, ragazzi, anche quella che mi è parsa la vostra visuale preferita, cioè questa, però un po' più ravvicinata in modo che io possa guidare per benino, come quella senza volante. Ma così a voi piace di più. Attenzione, Demetra Versone. Prima dentro e andiamo. Oioioi. Però io non so la strada. Ah, qua si va, ok, si va sullo sterrato. Sto cercando di seguire la Formula 1, non pirla. Ci siamo subito buttati. Vai, giro Joker all'inizio. Abbiamo perso un po', ma lo devono fare anche loro. Oioioioi, che cattivi che sono comunque, ragazzi, eh. Proprio... hanno voglia di farsi prendere a sportellate. Pazzesco! Questo scambio nello sterrato. Devo abituare al freno a mano. Stavolta l'ho beccato, ma se non sono tanto abituato al comando, lo uso poco. E questo può essere un problema. Olle la polo. Andiamo a prendere il trio qua. Oioi, come coprono? No! Rimettiti in strada. No, regà, non va bene il freno a mano lì. Non lo uso mai. La leva del cambio però da gusto. Mamma mia. Che
Che botte! Sì. Porca puttana! Ho provato a farla veloce. È molto più difficile del primo rallycross, eh? Ci sono dei settori veramente violenti. Ancora all'interno? Senti come fischia la nostra Opel Corsa. Io direi che la cambiamo questa cosa. Apriamo il freno a mano qua. Vogliamo provarne una in terza persona? Dai. Solo una però. Dai, è bellino il freno a mano lì. Non è che sia dosabile perché è una paletta, però quantomeno in alcune condizioni si può dare qualche toccatina interessante. Troppo facile in terza persona però, eh? Non ci sono gli scombussolamenti. Mazza, sei corta. Questa di quinta, sto curvone. Corre, questa amico con la Clio, però. Attenzione. Guardali come chiudono. Brutta botta, ci ha fatto prendere. Ma come si difendono? È andato tutto interno per coprirmi. Ma son pazzeschi, comunque. Questa è una roba bella, però. Comunque là bisogna entrare così da destra e spendolarla di freno a mano a sinistra. Guarda, va a finire che me la compro un'altra leva per il freno a mano, eh. Già vedo, prossimo acquisto. Merda. A te la pianco. Signori, zitta zitta, cacchia cacchia, Demetra versione praticamente senza freno a mano, con la tecnica dello spendolamento. È abituata un po' a far oscillare i fianchi e far svenire gli altri fianchi della macchina, ovviamente. Demetra versione raggiunge la finale. In questo video vi ho voluto portare l'evento intero, quindi le fasi in mezzo, che se ne frega, me le sono fatte da solo. E arriviamo alla super finalissima. La finalissima da 6 giri. Torneremo a fare i seri con la visuale interna. Adesso abbiamo anche pressoché imparato per bene il circuitino. Abbiamo un limite, che è quello della mancanza un po' del freno a mano, perché non mi riesco a trovare. Ma abbiamo sviluppato delle tecniche alternative con Demetra versione piena di risorse e con un paraurti. E 6 partecipanti, 6 giri. Demetra versione, non si capisce con chi ce l'abbia. Forse qualcuno sugli spalti che voleva il suo numero ha detto: no no, fammi correre, non rompere i coglioni, non fare il fenomeno con me. Attenzione, ecco la Demetra, subito va a guadagnarsi l'interno. Con dei mezzi molto malavitosi, anche se un po' inferiori magari alla concorrenza, ma lei riesce a tenersi tutti bellamente dietro. Questo giro non lo faccio subito il Joker, dai. E sennò poi è vittoria troppo easy. Proviamo a farlo in mezzo al caos. Vedo l'ora che salga un po' la difficoltà. Magari potrebbe salire, appunto, come dicevamo prima, cambiando macchina.
che diventano un po' più grossi, un po' più potenti, un po' più difficili, ma le comprano magari anche gli altri. 57 il giro di lancio per Demetra Versone. Ci stiamo allontanando dall'auto dietro. Ricordiamoci che non abbiamo fatto il Joker. Non lo facciamo neanche adesso, vai. Demetra scherza con gli avversari. Ci dà ancora previsione primi. Spendolata di Demetra. Chi è che si inventa un altro nome con Pendolo al posto di Traversone? La sorellina di Demetra. Oh, e però dovrebbe far sempre Versone di cognome. Attenzione, qua siamo arrivati molto molto allegri. Mamma mia, Demetra che alle volte ha delle traiettorie tutt'altro che da rallista, molto pulite, educate. Si vede che prima forse creava scompigli in qualche altro sport. Ce la vedo tipo nelle GT. Demetra. Abbiamo fatto vero il Joker? Sa di sì. Mancano tre giri. Adesso ne facciamo un altro. Sia perché non mi ricordo. No, ma sì, l'abbiamo fatto. Mi ricordo queste barriere verdi. Ma non ci prendono, signori. Demetra vi sta facendo il culo così. Vi fate biffare da una ragazzina. Dalla famiglia poco legale, ma pur sempre una ragazzina. Guarda come si diverte, vicina all'interno, poi dall'altra parte. Due giri meno, anzi c'è nessuno nei nostri paraggi, neanche negli specchietti, incredibile. Demetra ha insegnato a tutti. A farsi ben guardare il posteriore senza voler essere maliziosi. Posteriore glielo si guarda per gusto, ma il posteriore di oggi è un obbligo perché Demetra ha asfaltato tutti. Ultimo giro in nonchalance, una sola mano per lei, chewing gum. Rischio. Prova a prenderseli, però siamo arrivati lunghi, infatti, perché ci siamo cagati in mano lì. Voilà! Troppo interni alla fine, ma funziona! Demetra c'è! È andato 10 secondi a Ramirez, che però l'avevo detto, quello con la Clio, è arrivato secondo. Vediamo un po' l'economia, come si aggira qui. Volendo come si raggira, visto che... parliamo del nostro team. Queste qua ce le dà nell'evento, ovviamente. Ma se io volessi tipo comprare un'altra macchina e sostituirla, non posso, devo per forza poi finire tutto con l'Opel Corsa, ragazzi. Però il Peugeotino usato, minchia se costano. Beh, allora forse sarebbe il caso di puntare a qualche altro
guadagno prima. Cross kart, che figata. Quando si sblocca sta roba? Voglio provarli. Vabbè ragazzi, dai. Datemi come al solito sempre i vostri aiuti qua nei commenti. Tutto quello che credete possa servirmi, scrivetelo pure. Io vi saluto, vi invito a seguirmi su Instagram e Twitch. Trovate tutto quanto in descrizione come sempre. Un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo Traversone con Demetra. Traversone con Demetra. Versone con Demetra. Versone con Demetra. È tipo uno scioglilingua. Ciao ragazzi, alla prossima!